Che la giornata è stata movimentata, aperta anche da un'azione fatta dalle studentesse e dagli studenti, l'occupazione della scuola d'eccellenza della Sapienza, un'occupazione fatta contro il nuovo decreto legge immaginato da Profumo, che attraverso la retorica farlocca del merito, anzi direi la retorica fascista del merito, vuole distruggere quel poco di pubblico che rimane dentro l'università. Quindi la giornata è iniziata presto, è iniziata stanotte nella campata qui di Piazza della Rotonda, qui del Pantheon, e continuerà ora. Continuiamo a dire che tutta questa polizia dà molto fastidio, che la piazza è una piazza pubblica e libera, che la piazza è una piazza dei cittadini, di coloro che possono e devono protestare contro politiche antisociali come il DDL Fornero. Questa non è democrazia, una piazza circondata non è democrazia. Se anche voi siete stati contagiati dalla nuova ideologia tedesca, quella che professa la Merkel, che dice che in Europa c'è bisogno di un po' di purificazione, sappiate che noi siamo antifascisti e antinazisti e non vogliamo purificazione, e tutta questa polizia riservatela per tenere sotto controllo la corruzione delle banche, della politica. Straccioni, non dovete rompere i coglioni a noi, siamo giovani inermi che vogliono manifestare in libertà, in uno stato di diritto, in un paese democratico. Non ci fate respirare e andatevene! Non possono abrogarsi il diritto di decidere il nostro futuro, è per questo che devono rassegnarsi, perché noi saremo sempre in piazza. Possono militarizzarci la città, ma non ci cambieranno mai di idea, è quella di combattere per un paese normale e un paese quindi migliore, e non quello delle banche europee, quello di Marchionne e quello di Monti. Perciò oggi può essere un grande giorno, ma domani sarà un'altra giornata e dobbiamo continuare a stare in piazza, perché compagni, loro non si fermano mai, quindi non vedo il motivo perché noi dobbiamo iniziare a riposarci. Guardiamo a domani come il proseguo di una giornata di lotta, fin quando non vinceremo la nostra battaglia e potremo vivere realmente in un paese normale, dove il ministro Fornero non si arrabbia con l'INPS perché ha dato i dati reali e non ha mantenuto il gioco sugli esodati. Questo è un qualcosa di assurdo e di allucinante, quindi oggi siamo in piazza anche per questo e per rivendicare un futuro migliore per noi e per le generazioni future. Grazie.